L'Abruzzo riscopre le terme con un nuovo polo che coniuga le bellezze di due comuni, Popoli e Raiano. Le preziose acque che scorrono su un percorso di 10 km rappresenteranno non solo l'unione dei due comuni che ricadono rispettivamente nelle province di Pescara e L'Aquila, ma anche una nuova strada per il turismo abruzzese. Il turismo termale, appunto. E negli uffici della regione, in Piazza Unione, a Pescara è nato ufficialmente il nuovo hub d'Abruzzo, che ha come primo obiettivo la sostenibilità. Un'offerta turistica unitaria nata da un progetto comune avallato in primis dal Presidente della Regione Marco Marsilio. La mole importante di investimenti pubblici che attraverso il piano complementare del PNRR abbiamo messo a disposizione comincia a prendere corpo. Io spero che nel prossimo vicino futuro possiamo inaugurare altri momenti di crescita rispetto a un progetto molto ambizioso che fa del termalismo il punto centrale del rilancio della zona interna dell'Abruzzo intorno a Popoli Terme. I sindaci di Popoli Terme, Moriondo Santoro e di Raiano, Marco Moca, insieme a Benigno Dorazio, amministratore unico Terme di Popoli, hanno spiegato da cosa è nata questa idea che abbatte i campanili e punta allo sviluppo di tutto il territorio. Stiamo aspettando alcune decisioni importanti dall'ufficio ricostruzione, dai soggetti attuatori, Union Camere e Invitalia. Una volta ottenute queste, insomma, diciamo, speriamo in tempi brevi, sicuramente il progetto avrà la sua compiutezza e abbiamo già stabilito il 30 novembre come data per l'inaugurazione di Raiano e il 1 dicembre festeggeremo presso il Teatro Comunale, come ogni anno, il compleanno di Popoli Terme, anche per ringraziare i cittadini popolesi che ci hanno dato fiducia fin dall'inizio. Sono particolarmente interessati a questo fatto perché appunto Virgo è una linea.